prova spettacolare da parte dei miei ragazzi. Avevano iniziato benissimo, purtroppo abbiamo fatto una piccola ingenuità, siamo rimasti giustamente in 10 perché farlo da ultimo uomo, e da lì ci siamo riorganizzate. Abbiamo cambiato un attimino l'assetto tattico, le ragazze sono state bravissime nel capire subito come dovevamo metterci. È stata una partita di sacrificio, ma sotto tanti punti di vista anche giocata molto bene, perché non abbiamo mai rinunciato a ripartire e abbiamo creato anche delle difficoltà al Milan. Quindi ho detto alle ragazze prima nel cerchio che sono orgoglioso di essere il loro allenatore, e da parte dello staff, logicamente c'è questo percorso di crescita importante che è partito 2 anni fa e che stiamo portando avanti con grande entusiasmo, e questo va sottolineato perché non è una cosa da poco. Perdiamo giocatrici che ci potevano dare una mano. Io le ritengo tutte titolari, infatti se andate a vedere le formazioni ho sempre fatto ruotare tutte, quindi logicamente Tomaselli e Cantore erano due delle titolari che difficilmente stavano in panchina. Non dico che diventa più difficile, ma se prima era difficile raggiungere l'obiettivo, ora lo è di più, ma come abbiamo dimostrato oggi non molliamo un centimetro, e questo è lo spirito che ci deve portare fino alla fine. Io l'ho detto, ormai non ci possiamo più nascondere, siamo lì in ballo, dobbiamo ballare, dobbiamo provare a fare qualcosa di più. Logicamente sappiamo che le altre squadre sono molto più attrezzate di noi, però nel nostro piccolo cerchiamo di fare un lavoro settimanale dove poi alla fine ci porta ad ottenere dei risultati come oggi, importanti con una squadra forte come il Milan. Sì, questa è la dimostrazione che tutti ci tengono all'ambiente Sassuolo, che tutti remano dalla stessa parte, e la presenza del mister in tribuna ci ha fatto molto molto piacere. Sì, a un momento siamo con 10 per quasi tutte le partite, penso. Ma noi, tu hai visto che noi siamo una squadra e abbiamo fatto la guerra fino alla fine. Oggi è il mio compleanno e sì, volevo 3 punti, ma dai, abbiamo fatto bene contro Milan e io sono contenta. Prima tu pensi ai ai ai, ma dopo abbiamo reagito bene e sì, dobbiamo prendere com'è. Abbiamo fatto la guerra tutta la partita. Sì, sono al momento giusto che ho toccato la palla e sì, io ho fatto sempre 100% per la squadra e ho fatto cosa devi fare. Sì, è giusto, abbiamo preso un punto di Milan e sì, tu vedo la partita oggi, abbiamo fatto la guerra e dobbiamo prendere questa per la prossima partita. Con 10 abbiamo avuto la possibilità di vincere questa partita.